San Giovanni di Sinis è una frazione di Cabras. Si trova in Sardegna, nella parte meridionale della penisola del Sinis. Appena giunti, incontriamo subito la chiesa di San Giovanni di Sinis, una chiesa edificata nel VI secolo. Chiaramente approfittiamo subito dell'occasione per visitarla. A San Giovanni di Sinis abbiamo parcheggiato nell'area antistante l'alaggio delle barche. Siamo rimasti fermi un paio di giorni. Il prezzo della sosta è di 9 euro al giorno, purtroppo senza carico, senza scarico, ma comunque un bel posto. Il spettacolo che ci riserva la Sardegna in queste serate è particolarmente affascinante e certamente durante l'inverno che andremo a rivedere queste immagini ricorderemo con nostalgia quei bei momenti passati in riva al mare godendo di quei tramonti meravigliosi. E adesso via, il mare della Sardegna ci aspetta. Approfittiamo del fatto che ci sia il trenino turistico per poter fare un giro di perlustrazione lungo i sentieri che portano alla torre di avvistamento. Presi dall'entusiasmo decidiamo di andare in cima alla torre di avvistamento per godere del paesaggio. Taros, siamo a Taros, precisamente su un nuraghe che è stato costruito contro l'arrivo dei turchi, l'invasione dei turchi, era una torre di avvistamento. Descrivere la bellezza di questo paesaggio è impossibile. Quindi vi lascio alla visione di queste immagini. E finalmente mi concedo qualche ora di relax nello sport che preferisco.
un mare veramente bello e piescoso. Allora ragazzi, cosa volete che vi dica? Siamo qua in Sardegna, a Toros. A Toros, San Giovanni Sinis. Allora, abbiamo appena finito di cenare. Pranzare. Abbiamo 30 gradi qua dentro. Ieri sera le zanzare ci hanno ammazzato. Niente, non so più che fare. Ma che cazzo mi è girato di venire in Sardegna? In Sardegna devi venirci se vuoi stare al mare dalla mattina alla sera, e allora va bene. Ma come ti allontani di 10-50 metri dal mare è un delirio da svenimento. Vabbè. Comunque il mare vale la pena di essere vissuto. Allora, dunque, siamo in partenza da San Giovanni Sinis. Ci dirigiamo verso Cosa e raggiungiamo i nostri amici Camillo e la Grazia, che sono reduci da un matrimonio sardo, saranno tutti ubriachi. Va bene, buon viaggio!